Uno dei temi più delicati, difficili, dibattuti, non solo del diritto costituzionale, diciamo della teoria del diritto, è la distinzione concettuale tra alcuni termini fondamentali, che sono disposizione, norma, regola e principio. È una distinzione molto avvertita in teoria del diritto. Molto avvertita in diritto costituzionale, perché la Costituzione è un testo che ha una scrittura molto differente da quello che può essere una qualsiasi legge o un qualsiasi codice. È molto meno dettagliata. Si dice che è scritta per principi. Allora, incominciamo a esaminare il senso di queste parole. La prima distinzione fondamentale, che nel manuale è spesso richiamata, anzi è uno dei fili rossi che cuce il manuale, è la distinzione tra disposizione e norma. La disposizione, si dice, è la proposizione scritta dal legislatore. La norma è il significato che ne ricava l'interprete. Apparentemente la cosa è semplice. Allora, per esempio, quando il codice civile ci dice che la maggiore età si acquista al compimento del 18° anno, ci sta dicendo una proposizione che definisce la maggiore età. Poi alla maggiore età fanno riferimento una serie di norme, per esempio sulla capacità contrattuale. La disposizione sono pezzetti di frasi scritte nel codice civile in questo caso. Insieme creano una disposizione che dice che il contraente deve avere compiuto 18 anni, ma non è scritta così, è scritta a pezzi. Qualcosa ci dice cos'è la maggiore età, altro ci dice cosa si può fare quando si ha la maggiore età. È un esempio. La norma è l'attività di interpretazione che il giudice e l'interprete generalmente deve svolgere per ottenere la regola del caso. Cosa vuol dire la regola del caso? Vuol dire è quella norma che lui utilizza per decidere il caso che ha di fronte. Tizio ha firmato un contratto con cui acquista un telefonino, noi, per non qualche vicenda, finisce in tribunale e il giudice si trova a esaminare le disposizioni che ci dicono chi è in grado di stipulare un contratto e quindi ne ricava la norma, che è la regola del caso. La regola può suonare del tipo: chiunque compiuto 18 anni stipula un contratto, ne acquisisce i diritti e i doveri. A cosa serve la regola? La regola, si dice, serve per guidare la conclusione del giudice attraverso quella forma, che è una forma della logica, che è il sillogismo. Il sillogismo è una macchina logica che unisce una premessa maggiore a una premessa minore. Chiunque tolga la vita a un essere umano è punito con una pena non inferiore a anni X. Questa è la premessa maggiore. Probabilmente la disposizione è scritta così, per cui la distanza tra la disposizione e la regola non è
grande. Il giudice sta giudicando il signor Pampurio. Pampurio è provato che abbia tolto la vita a un altro essere umano e quindi questa è la fattispecie concreta. E il giudice applica la norma alla fattispecie concreta. Premessa maggiore è la norma, chiunque tolga la vita, bla bla bla. La premessa minore è tizio ha tolto la vita, è il fatto ricostruito dal giudice. Il sillogismo cuce le due premesse con la conclusione: tizio è condannato alla pena di anni. È una rappresentazione semplificante dei procedimenti giudiziari. Certe volte le cose sono banali. La disposizione del codice penale sull'omicidio è una disposizione chiara, abbastanza semplice. Bisogna integrarla, per esempio. È molto diverso se toglie volontariamente la vita a tizio, fattispecie di omicidio intenzionale, premeditato, oppure se lo faccia perché è un deficiente che non rispetta il semaforo rosso e accoppa il passante. Questo è un omicidio colposo. Il primo è doloso, il secondo è colposo. Bene, queste sono interpretazioni della fattispecie, da cui poi deriva la premessa maggiore: tizio, non rispettando il semaforo rosso, virgola, ma non essendo in preda di droghe e alcol, virgola, ammazza la signora Maria che attraversa la strada sulle righe, questo è il fatto, a questo fatto si applica la premessa maggiore, cioè la regola, chiunque uccide una persona non volontariamente, ma per distrazione e così via, è perseguibile con la pena tipica dell'omicidio colposo. Vedete, sono tutte macchine che finiscono in un sillogismo. Premessa maggiore, premessa minore. Premessa maggiore è l'omicidio doloso, premessa minore è il signore che ha occupato dolosamente una. Il sillogismo si chiude con la conclusione che la condanna. Ma alle spalle di questa macchina logica che è il sillogismo ci sono lunghi, certe volte molto lunghi, processi interpretativi che partono dalle disposizioni scritte dal legislatore e arrivano alla costruzione della premessa maggiore, cioè della regola del caso. Questo è un processo interpretativo che può essere molto complicato. E pensate a come sia difficile trovare la regola del caso in certi settori del biodiritto, che sono settori privi ancora di una legislazione precisa e quindi privi di disposizioni facilmente applicabili. Le disposizioni non ci sono. Cito alcuni casi. Il recente caso del DJ Fabo e di Cappato che lo aiuta ad andare in Svizzera a suicidarsi è arrivato alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto: io non ho norme da applicare, sospendo il giudizio in attesa di che il legislatore risolve il problema. Il legislatore naturalmente è impegnato in altre cose, per cui a un certo punto la Corte ha dovuto fare una sentenza per risolvere questo caso. Non parlerò di questa sentenza anche perché a me non mi convince molto sulla tecnica giuridica, non sul dispositivo. Però è interessante, certe volte i giudici devono costruire la regola del caso non avendo disposizioni chiare da cui partire. Il manuale riporta il caso della sentenza Englaro, la ragazza che era in coma irreversibile per 16 anni,
il padre chiedeva di staccare la spina, ma non c'era nessuna norma che autorizzasse il medico a staccare la spina. I medici dicevano: noi siamo pagati per mantenere in vita la persona e non per occuparla. Il giudice ha dovuto risolvere il problema trovando la regola del caso. C'è una sentenza della Cassazione che formula questa regola, prevedendo tutte le condizionalità. Si può staccare la spina se, ecco la condizionalità, la persona è in coma irreversibile, questo è accettato dal medico, in vita ha dimostrato di non accettare di essere un vegetale, ma di preferire il distacco della spina. C'è una persona che si assume la responsabilità di agire per suo conto e c'è un medico che attesta che è un stato vegetativo e così via. Ci sono una serie di sé che condizionano la possibilità di staccare la spina o il dovere di staccare la spina. Quella è una regola. Se Tizio è in queste condizioni, seguono due pagine di condizioni, allora deve essere interrotta la cura. Bene, ma questa che è una classica regola, se allora è lo schema teorico della regola, le regole giuridiche sono scritte così, almeno nei manuali, no? Se Tizio fa questo, uccide una persona volontariamente, allora deve essere punito. Tizio è preso a fare questo, ha ucciso una persona volontariamente, allora deve essere punito. Conclusione, Tizio è punito. Ecco, questo è il sillogismo. Ma come vedete, dal sillogismo si arriva con una regola, se allora, fattispecie astratta, che poi serve a chiudere il giudizio. Bisogna fare un confronto tra la fattispecie astratta, cioè la regola, e il caso concreto, accettato nel procedimento, nel processo, e allora la conclusione è la sentenza. Ma come si arriva a sviluppare quella regola è un problema, perché se non hai una disposizione abbastanza vicina da semplificare la catena interpretativa, tu devi risalire molto a monte. Devi? Sì, se sei un giudice devi, perché uno dei principi dello Stato di diritto liberale è che il giudice deve dare giustizia. Il giudice non può dire: mi dispiace, ma io non ho la norma da applicare. Non lo può fare. Se non hai la norma da applicare, lo dicono perfino le preleggi, devi procedere per analogia con un'altra norma, oppure per i principi generali. Trova tu la soluzione, ma devi chiudere il processo con una sentenza, che questa sentenza di ragione o torto all'attore non importa, ma tu la devi argomentare in modo giuridico, ed argomentarla in maniera giuridica significa partire da qualcosa di scritto dal legislatore. Ma l'ipotesi è che non ci sia una disposizione scritta che riguarda l'aiuto al suicidio, anzi c'è una norma che lo vieta, oppure che riguarda il distacco della spina a Elvan Englaro. Non c'è. E allora il giudice deve dare la sentenza risalendo ai principi. Ecco, non c'è la disposizione che gli consente di ricavare la regola, ma ricava la regola risalendo i principi. Quali principi? Beh, nel nostro sistema sono principi generali nell'ordinamento, tipo la buona fede, la correttezza dei rapporti, la diligenza di un padre di famiglia, cito dal codice civile, ma poi ci sono i principi costituzionali. Allora, nel caso Englaro,
il principio costituzionale che è stato usato dalla Corte di Cassazione è il principio scritto nell'articolo 32 COST che consente all'individuo di rifiutare le cure mediche. Non c'è una salute come obbligo, non c'è un servizio sanitario obbligatorio. È un diritto essere curato, ma non un dovere. Chiunque può rifiutare le cure. Questo è il principio. È scritto in una disposizione costituzionale, che però è fraseggiata e scritta in maniera molto, come dire, da principio. Non c'è una fattispecie concreta che la puoi attaccare. È un'interpretazione dell'articolo 32, quello che ci porta a dire che c'è un diritto a rifiutare le cure. Questa è già un'interpretazione che viene ricavata dalla disposizione costituzionale. Questo principio poi viene interpretato per collegarlo a un'ipotesi. Io posso rifiutare le cure. Sono malato, non vorrei esserlo, ecco. In fase avanzata e forse terminale, il medico mi dice che mi deve tagliare a brandelli e io gli dico no, preferisco andarmene tranquillamente. E rifiuto le cure. Ma se io non sono in grado di esprimere il mio pensiero perché sono paralizzato, sono in coma, eccetera, chi può surrogarmi ed esprimere la mia scelta? Ecco il problema di Eluana Englaro. Per giungere alla sentenza che scrive da regola il se allora, la Cassazione ha dovuto scrivere una cinquantina di pagine di motivazione per spiegare come arrivava a quella conclusione partendo dai principi costituzionali di tutela della salute e dai principi civilistici della rappresentanza dell'incapace. Grande sentenza, complicata sentenza, contestatissima sentenza, ma è una sentenza che vi dimostra come si partendo da ciò che trovi scritto, in questo caso in parte in Costituzione, diritto alla salute, articolo 32, in parte nel codice civile, amministratore di sostegno, cioè il tutore, tu arrivi a creare la regola del caso, cioè quella proposizione se allora che ti consente di usarla come fattispecie astratta nel sillogismo. Questo è il mestiere dell'interprete, il mestiere del giudice, naturalmente. E questo coinvolge questi termini di cui parlavo all'inizio. Abbiamo parlato di disposizione, che tendenzialmente è un testo scritto. È un testo da cui bisogna partire. L'articolo 101, secondo comma della Costituzione, dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge, è libero di svolgere il suo mestiere, ma è vincolato alla legge, al testo. Non c'è interpretazione che non sia testuale, che non abbia una partenza nel testo. Quello si chiama disposizione. Da quella disposizione possiamo ricavare delle norme giuridiche e nel linguaggio, diciamo, più o meno consolidato, la categoria norme giuridiche si divide in due sottocategorie, le regole e i principi. Sono entrambe norme giuridiche, ma nel senso che sono obbligatorie, ma le regole sono scritte nella classica forma o sono scrivibili nella classica forma se allora. Se Tizio uccide una persona con intenzione, virgola, allora, conseguenza giuridica, deve essere punito con una sanzione che va da A. E questa è la premessa del sillogismo del giudice. Per arrivare a questa regola,
si deve partire da una disposizione. Il principio, invece, è una cosa di cui tutti parlano, ma che cosa sia non si sa. Possiamo definire, ci sono migliaia di definizioni di principio, è una delle cose più studiate, scritte nel mondo. Possiamo dire, semplificando moltissimo, che se la regola è legata a una fattispecie, il principio non lo è. Non c'è una fattispecie. È semplicemente la dichiarazione di una protezione di un bene della vita, come suol dire. È un favor per qualcosa. L'articolo 13 della Costituzione esordisce dicendo la libertà individuale è inviolabile. Bel principio. E allora? Ci sono 60.000 persone incarcerate nelle carceri italiane. Carcere è quanto di peggio ci sia come limite alla libertà personale. E quindi sono 60.000 persone che non si sposano con questo principio, con questo favor per la libertà individuale. Però il principio c'è. Così come c'è il diritto alla salute. Tutti hanno il diritto di avere un'assistenza sanitaria, mettiamola così. Non è legato a una fattispecie, è un principio. Le fattispecie si costruiscono partendo dai principi. Si costruiscono coniugando i principi tra di loro certe volte, per cui la tua libertà personale deve fare i conti con la mia libertà personale, per cui se tu mi usi violenza ledi la mia libertà personale, e allora c'è lo stesso principio che puoi rivendicare tu, lo rivendico io. La regola sta in mezzo, è il modo con cui questi due principi si coniugano, si bilanciano, si dice. Il bilanciamento dei diritti è una prassi, normale se ne parla, è una prassi normale quando si amministrano i diritti, quando si giudica sui diritti. Tutti i diritti sono in competizione tra di loro. Magari lo stesso diritto, mia libertà personale, tua libertà personale, ma possono anche essere diritti diversi, completamente diversi, inattesi che siano in conflitto, ma su questo c'è un'introduzione metodologica che riguarda i diritti e il bilanciamento.